Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Noi non siamo cittadini di un altro mondo, ma siamo cittadini di questo mondo. E tutto quello che succede in una parte del mondo interessa tutti, una volta che noi siamo famiglia umana. I giornali, la televisione ci parlano in questi giorni di guerre, di bombardamenti, di nubi tossiche, di persecuzioni, massacri, stragi. Ci parlano di morti nella galleria, 35 morti in un rogo, di disgrazie qua e là. Tutto questo deve farci ripensare al peccato dell'umanità, ai peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio. E siamo tutti invitati, più che a fare commenti, più che a parteggiare per questo o per quello, siamo tutti invitati a rivedere noi stessi e a rivedere tutto nella luce di Dio e ad ascoltare la voce del Signore che parla attraverso gli eventi. Il peccato è aumentato sulla terra. Non possiamo noi dimenticarlo, ignorarlo, chiudere gli occhi. Il peccato individuale, familiare e sociale è aumentato enormemente sulla terra. E sappiamo che il peccato attira l'ira di Dio, non perché il Signore vuole distruggere, ma perché il Signore attraverso i castighi vuole richiamarci alla penitenza, vuole richiamarci al nostro dovere per essere salvi noi. Perché il peccato uccide, perché il peccato apre le porte al grande nemico, il distruttore, il maligno ha le porte aperte, le sue orde sono scese sulla terra, cavalli bianchi, cavalli neri, cavalli rossi, che sono qui in mezzo alla terra. Il cavallo rosso ha seminato fuoco e vampe, e il cavallo nero dell'Apocalisse ha seminato morte. La tromba del Signore grida. Questa mattina noi vogliamo ascoltare la tromba del Signore e gridare pietà per noi, pietà per il mondo, pietà per i nostri fratelli. È l'unico modo per venire incontro alla voce del Signore e venire incontro ai nostri fratelli e batterci il petto, riconoscere i nostri peccati. Siamo sempre tentati di guardare il peccato degli altri. Sì, ci sono i peccati degli altri. Siamo circondati di peccato in tutte le forme, in tutte le maniere. Il peccato viene strombazzato davanti ai nostri occhi, con la televisione, con la stampa. Basta andare fuori per vedere il dominio del peccato. Le tre concupiscenze manovrate dal maligno dominano sulla terra: concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne, concupiscenza della vita. Tutto oggi è denaro. Questo Dio Mammona che gravita sul mondo con il suo potere e condiziona la vita di tutti e a cui tutti obbediamo, piccoli e grandi, uomini che si dicono disonesti e uomini che si dicono onesti, perché il denaro toglie la vista a chi ce l'ha e la fa venire a chi non ce l'ha. È il Dio di questo mondo e noi stessi non ci facciamo scrupolo davanti al denaro. Si gioca a tutto spiano per guadagnare denaro, si sacrificano somme ingenti
a una dea pagana che si chiama Fortuna, la dea bendata. Noi non ce ne accorgiamo, tutti giochiamo, tutti sacrifichiamo a questa dea Fortuna, dimenticando tutto nella speranza di guadagnare, guadagnare, guadagnare. Mentre Gesù dice: contentatevi di quello che avete, quando avete di che mangiare, di che bere e di che vestire, tanto basta, il resto non è vostro, e degli altri. Per cui noi siamo dei detentori di roba altrui, siamo dei furfanti che si accaparrano denaro o beni mentre gli altri muoiono. Sono peccati sociali, peccati individuali, di cui non ci facciamo scrupolo. E a questi peccati si assommano tutti gli altri: i peccati di sesso, tutte le deviazioni che noi leggiamo nelle lettere di Paolo, che descrive la corruzione del tempo. Sono triplicate queste corruzioni in mezzo a noi, in mezzo a un popolo cristiano, dopo 2000 anni di luce. Ecco perché il peccato è più grave. E poi le divisioni, divisione tra nazioni, lotte intestine, la famiglia è sfasciata, non esiste più autorità di padre e di madre, i genitori cercano di contentare i figli e li viziano e li buttano nel baratro. E individualmente quanti peccati, anche in mezzo a noi. I frutti della carne sono più che i frutti dello spirito, tra noi carismatici: fazioni, invidie, gelosie, sono di moda, sono di casa, in mezzo a noi. Invidiosi, gelosi, faziosi, partigiani, senza pensare a tutti gli altri vizi. Fratelli e sorelle, in un cenacolo che facevamo 2 giorni fa, e dove si commentava tutto questo peccato del mondo, il Signore ci riportò un testo, Giovanni 8. Gesù dice: chi è senza peccato scaglie per primo la pietra. Tutti siete peccatori, ci diceva il Signore. Non guardiamo il peccato degli altri, dobbiamo guardare il peccato dentro di noi. Chi è senza peccato scaglie per prima la pietra, e lasciamo cadere le pietre che abbiamo in mano e che vogliamo scagliare contro questo, contro quello. Con quella pietra dobbiamo batterci il petto e poi lasciarla cadere, ma batterci il petto. Quella pietra che scagliamo contro il fratello, contro la sorella, contro le famiglie, contro i popoli, contro questo e contro quello, quella pietra va battuta sul petto e dire: io ho peccato, io sono il peccatore, io devo pentirmi davanti a Dio, io voglio chiudere gli occhi al peccato degli altri, ma voglio aprire gli occhi al peccato mio, quello che consuma dentro di me. È da noi stessi che incomincia la salvezza. E allora questa mattina noi, davanti a tanto scempio sociale, mondiale diciamo, davanti a tanta crudeltà che il nemico alimenta con l'odio etnico, con l'esasperazione, noi riflettiamo ai peccati delle nostre famiglie, dove domina il peccato. Le famiglie nostre sono infette di peccato, abbiamo il peccato in casa, e il peccato nella casa particolare che siamo noi, la nostra casa è infetta, il nostro cuore è infetto, l'egoismo domina.
siamo egoisti, superbi, invidiosi, gelosi, peccatori. Tutte le passioni ruminano dentro di noi. O lo vogliamo ammettere o non lo vogliamo ammettere. Ecco perché questa mattina ci rivolgiamo al Signore, perché abbi pietà di noi, abbi pietà del mondo intero, e cominciamo a chiedere perdono per noi, per le nostre famiglie, per la nostra nazione, povera nazione, dove la fede sta crollando, dove non si crede più, dove nessuno più crede all'altro, per la nostra Europa sfasciata, altre che Unione Europea, dove il denaro sta cambiando direzione e sta confondendo le idee, rendendoci sempre più poveri, dove tutte le aziende cominciano a fallire. Ecco il grande peccato sociale. Tutto il mondo è sotto il maligno, diceva Giovanni, giace sotto il maligno, cominciando da noi. E allora ascoltiamo la voce del Signore che grida. Ecco il profeta Gioele, dopo aver dato uno sguardo al mondo in cui egli si trovava, alla desolazione in cui a causa del peccato era arrivata la nazione ebraica, egli grida: suonate la tromba in Sion e data l'allarme sul mio santo monte, tremene tutti gli abitanti della regione, perché viene il giorno del Signore. E poi c'è l'invito: laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perché egli è misericordioso e benigno. Chissà che non cambi e si placchi e lasci dietro a sé una benedizione. Suonate la tromba in Sion, proclamate un digiuno, convocate un'adunanza solenne, radunate il popolo, indite un'assemblea, chiamate i vecchi, riuniti i fanciulli, i bambini lattanti, esca lo sposo dalla sua camera nuziale e la sposa lasci il suo talamo. Tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti, ministri del Signore dicano: perdona Signore al tuo popolo e non esporre la tua eredità al vituperio e alla derisione delle genti. Fratelli e sorelle, noi parliamo molto, discutiamo molto, ma facciamo poco. Il Signore ci invita a battersi il petto, a dichiararci peccatori, ognuno guardi il suo peccato e gridi al Signore, perché il Signore è misericordioso. Siamo coscienti del nostro peccato personale. Chiediamo perdono per noi, per le nostre famiglie, per la nostra Sicilia, per la nostra Italia, per la nostra Europa e per il mondo. Ma incominciamo da noi. Laceriamoci le vesti. Usciamo dalle nostre camere. Una volta, quando c'era una pestilenza, quando c'era un male comune, si usciva, si indicevano digiuni, assemblee sacre, processioni penitenziali. Adesso c'è sciopero, adesso si parla, si chiacchiera e non si fa niente. Non si fa niente, mentre Dio grida: fate penitenza, piangete, gridate, altrimenti l'ira di Dio scenderà su tutta la terra e sarete tutti consumati, piccoli e grandi. E allora questa mattina, fratelli e sorelle, noi riuniti qui vogliamo costituirci in assemblea sacra e gridare al Signore: perdona Signore, perdona ciascuno di noi, perdona il tuo popolo,
perdona le nostre famiglie dissacrate, perdona la nostra società che è disunita, fratello contro fratello, impoverita, che grida, perdona tutti quelli che ammazzano, che uccidono gli innocenti, tutti quelli che fanno stragi di bambini, di maestri. Signore, abbi pietà della popolazione che grida a te, pietà di tutti, oh Signore, siamo un'unica famiglia, la famiglia umana, e il tuo mistico corpo che è dilaniato e grida, pietà, Signore, pietà, pietà, pietà. Signore, noi vogliamo piangere, ma le lacrime non scendono dai nostri occhi. Se deve essere tuo, Signore, a spaccare il cuore, perché se non viene la tua grazia, la parola non arriva a rompere il cuore. Signore, chiediamo la tua grazia. Spirito di Dio, scendi, scendi come martello dentro di noi, spacchi il nostro cuore, fa sgorgare dal nostro cuore il pentimento, fa sgorgare dai nostri occhi le lacrime, fa uscire dalla nostra bocca il lamento, perché noi vogliamo commuovere il Signore nostro Padre, perché abbi pietà di noi. Spirito di Dio. Ya la rana ya ma ya ne ya ra la rana na gara ya na ma yenta la cha ra nu li ri ma na ya mi ne ra ne ya li ri ya na ma ya la rana gara na mi na ma cha ra ti ro Nuri mana yona mina mani ali shamara ne marana yu Vieni Signore, vieni in mezzo a noi, ammi pietà di noi. Yalurini anomini nanayore shalarani mayana yorinu Vieni, spacca il nostro cuore, spacca le rocce, Signore, piega le nostre menti, piega le nostre ginocchia, fa che gridiamo a te, Signore, pietà. Lavaci, Signore, lavaci, oh Signore, con l'acqua che sgorga dal tuo costato, lavaci col dolore che scende dal cuore di Cristo e invade i nostri cuori. Ecco, l'acqua sgorgata dal Tempio Santo di Dio. Degnati, Signore, di benedire quest'acqua che noi nel tuo nome benediciamo, e fa che nel segno di quest'acqua siano lavate le nostre menti, i nostri cuori, che tutti noi possiamo essere lavati dai nostri peccati. Rinnovi in noi, Signore, la grazia del battesimo, perché possiamo comportarci come i tuoi figli. Shanikia, Idiara, Shikimianaya. Degnati, Signore, di benedire questo sale che noi tuo nome benediciamo. Serva questo sale a purificarci dei nostri peccati. Fa per questo che per questo doppio segno di purificazione siamo lavati dalle nostre colpe, purificati dai nostri peccati, e possiamo accostarci a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. E adesso tutti in ginocchio, in attesa che il Signore scenda con la sua grazia, in attesa che l'acqua di Dio, del perdono di Dio, incomincia a lavare i nostri cuori, incomincia a lavare i nostri corpi, incominci così a salvare. Signore mio Dio, metti la tua grazia di conversione dentro di noi, piega la nostra vita davanti a te. Confessiamo che noi tutti siamo peccatori e noi piangiamo per i peccati nostri, per i peccati dei nostri fratelli. Piangiamo in questo momento per i bambini uccisi, per le stragi nel Kosovo, per le stragi
che succede a Belgrado, per le strade del Monte Bianco, per tutte le uccisioni, per tutte le disgrazie. Oh Signore, Signore, siamo tutti un'unica famiglia, ti domandiamo perdono, pietà, oh Signore. Con profezie private il rito liturgico. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio, a quanto giungerà quest'acqua porterà salvezza. O Signore, è sgorgata dal tuo fianco una fonte di salvezza, perché tu hai offerto la tua vita per il peccato del mondo. Lava, o Signore, il nostro peccato. Rinnova la faccia della terra, riporta la pace tra gli uomini e distruggi la guerra, o Signore. Te lo domandiamo per te stesso, o Cristo e Gesù, che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, ritorniamo al Signore con tutto il cuore. Ritorniamo a Lui. Fratelli e sorelle, ritorniamo a Lui, ma con sincerità, che non cade nel vuoto questa parola di Dio. È la parola di Dio, poco importa il canale da cui passa la parola di Dio, ma è Dio che ti parla, fratelli e sorelle, interpella te nella tua vita personale, nella tua vita familiare, nella tua vita sociale. Oggi è la parola di Dio che scende dentro di te e vuole una risposta personale. Che fai tu? Che farai tu? Che cosa vuoi fare tu per dare il tuo contributo alla pace del mondo, alla pace delle famiglie, al rinnovamento della vita? Che cosa vuoi fare tu? Vuoi continuare così come hai camminato? E allora sei fuori strada. Tutti siete peccatori, chi più chi meno. Ma senza peccato non c'è nessuno, senza peccato non ci sono i sacerdoti, senza peccato non ci sono i giudici, non ci sono i politici, non ci siamo noi padri e madri di famiglia, senza peccato sono soltanto i bambini, ma tutti noi siamo peccatori. Oh Signore, non stare lontano, affrettati, oh Signore, mia forza, vieni ad aiutarci, perché noi siamo vermi e non uomini, noi siamo un opprobrio per tutti, siamo lo scherno della gente. Vieni, Signore, il nostro aiuto.
E adesso raccogliamo la preghiera. Ognuno preghi. Facciamo la prima colletta spirituale delle preghiere. Ognuno esprime dal suo cuore una preghiera di pentimento e di impetrazione al Signore. E poi a nome di tutti io presenterò l'offerta al Signore, l'offerta della vostra preghiera. O Dio, che operi sempre per la nostra salvezza e in questi giorni ci allieti con un dono speciale della tua grazia, guarda con bontà alla tua famiglia, custodisci nel tuo amore chi attende il battesimo e assisti chi è già rinato alla vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io prenderò gli israeliti dalle genti fra le quali sono andati e li radunerò da ogni parte. Li ricondurrò nel loro paese. Farò di loro un solo popolo nella mia terra, sui monti di Israele. Un solo re regnerà su tutti loro e non saranno più due popoli, né saranno più divisi in due regni. Non si contamineranno più con i loro idoli, con i loro abomini e tutte le loro iniquità. Li libererò da tutte le loro ribellioni con cui hanno peccato. Li purificherò e saranno il mio popolo, ed io sarò il loro Dio. Il mio servo Davide sarà su di loro, e non vi sarà che un unico pastore per tutti. Seguiranno i miei comandamenti, osserveranno le mie leggi e le metteranno in pratica. Abiteranno nella terra che ho dato al mio servo Giacobbe. Il Signore raduna i suoi popolo. Il Signore
tempo molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista della resurrezione di Lazzaro credettero in lui. Alcuni andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i sommi sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dicevano: che facciamo? Quest'uomo compie molti segni, se lo lasciamo fare così tutti crederanno in lui e verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra nazione. Ma uno di loro, di nome Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: voi non capite nulla e non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera. Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Gesù pertanto non si faceva più vedere in pubblico tra i giudei ed egli si ritirò di là nella regione vicino al deserto, in una città chiamata Efraim, dove si trattenne con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua dei giudei e molti dalla regione andarono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e stando nel tempio dicevano tra di loro: che ve ne pare, non verrai alla festa? Parola del Signore. Vangelo, siano cancellati i nostri peccati. Decisero di ammazzarlo. Decisero di ammazzarlo perché predicava la verità e l'inganno, la perfidia. Non vogliono la verità. La verità partorisce odio. Ecco perché avevano deciso di ammazzarlo. Decisero di ammazzarlo perché predicava l'amore e l'odio non vuole l'amore. Lo spirito dell'odio, il maligno, quando si impossessa degli uomini, fa sì che gli uomini gridano vendetta. Ecco, l'ammazzarono perché predicava l'amore, voleva l'amore. Decisero di eliminarlo perché aveva dato la vita a Lazzaro e Lazzaro predicava la resurrezione per tutti, prometteva la vita per tutti, e la morte non vuole la vita. Gli uomini che abitano nell'ombra della morte gridano: vieni giù con noi, non vogliamo la vita. Ecco perché
l'ammazzarono, decisero di ammazzarlo. E la voce di Dio grida per bocca del più fervido tra di loro, Caifa. Dio si serve della bocca del perfido Caifa per dire una verità, che era necessario che Cristo morisse per salvare la nazione, e non soltanto la nazione ebraica, ma tutta la nazione della terra, tutta l'umanità. E Cristo va alla morte, ha risuscitato Lazzaro, ha dato la vita. Cosa facciamo? Dobbiamo eliminarlo. Lui che dice la verità, lui che predica l'amore, lui che nella vita non può stare in mezzo a noi. Decisero di ammazzarlo e l'ammazzarono. La scena si ripete anche oggi. Il mondo vuole eliminare Gesù. Gesù è risorto. Vuole eliminare Gesù perché egli predica la verità, e la menzogna non sopporta la verità. Tutto il mondo è nella menzogna, ingannato dal maligno, ed è per questo che la verità viene eliminata. Non vogliamo che costui regni sopra di noi. Oggi c'è l'eliminazione di Cristo pratica. Non chiudiamo gli occhi alla verità. La verità è questa: il mondo vuole eliminare Gesù, vuole eliminare Gesù dalla vita privata. Ognuno vuole fare a modo suo, ognuno si fa una verità e una morale. Viene eliminato Gesù dalla famiglia. La famiglia è dissacrata. I figli fanno quello che vogliono. I genitori non possono fare nulla. E i genitori non pensano a portare Cristo nella propria famiglia. La famiglia è dissacrata ed è rovinata. E la società cristiana non si chiama più cristiana, la denominano post-cristiana. Gli storici, i sociologi, quelli che scrivono, parlano unanimemente di una società post-cristiana, di una civiltà post-cristiana, non più cristiana. I cristiani sono una semplice semente, sono una porzione, ma la civiltà odierna è post-cristiana, da quando la religione cristiana è stata eliminata ed è diventata un fatto privato, non un fatto pubblico e sociale, quando cioè la società non è fondata più su Dio, quel Dio che è il padrone come dell'individuo, così del popolo, così della società. La società ha eliminato la religione come fatto pubblico, è un fatto privato, l'ha relegato nel privato, e cioè ha scalzato le proprie fondamenta. Potete trovare, dicevano gli antichi, i grandi, potete trovare un popolo senza questo, senza quello, senza istituzioni. Ma non potete trovare un popolo senza i giudei, erano i pagani. Non potete trovare il popolo senza i propri dei, perché la divinità era il fondamento della società, come società, così anche della famiglia e così dell'individuo. Adesso tutto è scalzato. La verità non c'è più tra gli uomini, i quali sono stati sedotti dal maligno e sono piombati nella menzogna, e la menzogna ha rovinato il mondo. Ecco perché è stato eliminato Cristo, che è la verità,
che illumina la notte delle tenebre. Siamo nelle tenebre perché amiamo la menzogna, non amiamo più la verità, e Cristo è stato eliminato dalle famiglie, dalla società, dall'individuo. Ognuno è libero di fare quello che vuole, ognuno si crea la verità che vuole, e in verità quello che io voglio che sia verità. Sono arbitro io della verità, non c'è verità oggettiva, la verità è quello che io credo che sia verità. Questa è la posizione tenebrosa in cui noi ci troviamo una volta che abbiamo eliminato la luce, quella luce che è venuta in questo mondo e che illumina ogni uomo. L'amore, predicava l'amore, predicava il perdono, e lo hanno ammazzato. Anche oggi Cristo è ammazzato. È ammazzato nel suo mistico corpo, è ammazzato nei bambini, è ammazzato nei profughi, è ammazzato nel fratello che ti sta vicino, perché non c'è più l'amore sulla terra. È ammazzato in famiglia, è ammazzato in società, è ammazzato nella guerra, dove i fratelli uccidono i fratelli, è ammazzato con tutte le armi. Non regna più l'amore, ma l'odio, perché dietro tutto questo macello c'è il grande nemico, colui che ha l'omicidio dentro di sé, che omicida fin dall'inizio, come diceva Gesù, colui che sapeva e diceva la verità. Siamo nell'ombra della morte. L'uomo di oggi preferisce la morte alla vita, preferisce le tenebre alla luce. Anche quando l'uomo si diverte, anche quando l'uomo cerca vie nuove per salvarsi, anche quando l'uomo inventa cose nuove, l'uomo va verso la morte, verso il genocidio, perché è lontano da colui che dà la vita. Si ripete quello che dice il Vangelo anche oggi: non vogliamo che costui regni sopra di noi, non lo vogliamo, e per questo decidiamo di ammazzarlo. Oggi noi tutti abbiamo deciso di ammazzare Gesù. Lo vogliamo o non lo vogliamo ammettere, abbiamo deciso di eliminarlo, perché ci fa scomodo, ma lui è la vita, lui è la vita, senza di lui andremo alla morte. Questa è la verità e la conseguenza della nostra eliminazione, dell'eliminazione tremenda che abbiamo fatto di colui che è il Salvatore, l'unico Salvatore del mondo. Fratelli e sorelle, ci avviciniamo alla Pasqua e noi assisteremo di nuovo, liturgicamente, alla morte di Cristo. Muore per noi e per la nostra salvezza, ma Cristo risorge e Cristo ritornerà. Il diavolo non l'avrà vinta, la vittoria non è del mondo, la vittoria è di Cristo, perché egli vive. Ci sarà il grande ritorno, il ritorno auspicato dal Papa, il ritorno dell'anno 2000. Ci sarà il grande ritorno, ma prima del grande ritorno ci sarà la falcidie, la fede si spegnerà in tante e tante popolazioni, l'amore sparirà dal cuore degli uomini e gli uomini avranno grandi dolori perché hanno abbandonato la fonte della vita. Ma Dio è più grande degli uomini. Cristo è morto ed è risorto, e Cristo ritornerà sulla terra. È soltanto questa visione che rallegra il nostro cuore, mette il nostro cuore nella speranza: Cristo ritornerà. Ma dobbiamo essere noi fratelli e sorelle, noi cristiani, noi animati dallo Spirito Santo, dobbiamo essere noi a preparare il ritorno a Cristo.
E allora ritorniamo innanzitutto noi a Cristo Signore per essere strumenti di ritorno per i nostri fratelli. Prepariamoci al 2000 come antesignani del ritorno, come annunciatori del ritorno, come sono belli i piedi di coloro che annunciano la pace, che annunciano la salvezza a Sion. E siamo noi tutti questi, i nostri piedi sono benedetti perché ci avviciniamo al 2000, ma come annunciatori di pace, come annunciatori del grande ritorno di Dio sulla terra. Ma ritorniamo prima noi. Ritorniamo prima noi. Chi non ritorna non può essere annunciatore di pace. Non ci facciamo simili a quelli i quali sono destinati con la spada a scendere nell'abisso. Tra tutti i morti caduti nell'abisso, i morti caduti per spada, noi siamo coloro che vivono, i viventi che lodano il Signore. Non cadiamo con tutti quelli che giacciono nello Sheol, ma noi rimaniamo ancora sulla terra per lodare e benedire il Signore e per prepararci tutti al grande ritorno. Ma ritorniamo, ritorniamo al Signore. Suoniamo la tromba in Sion, ognuno esca dal proprio talamo, ognuno esca dalla propria casa, ognuno gridi, torniamo al Signore, ma con una vita sincera, con il pentimento nel cuore, con la distruzione del peccato. Distruggiamo il peccato dentro i nostri cuori, distruggiamo il peccato nelle nostre famiglie, distruggiamo il peccato attorno a noi e ritorniamo al Signore. E siamo quel drappello che annuncia la pace a Sion, che annuncia il grande ritorno del Signore nella sua città. Amen. Metulka orkona matusta mananka erek maju tu shul yitena ona yen hoyo kalame shinti kisto tarkane kimit in tialako. Oggi avete ascoltato la voce del Signore. Non vogliate indurire il vostro cuore. Oggi avete ascoltato la voce del Signore, la voce del profeta che grida: pentitevi, laceratevi il cuore e ritornate a me. E oggi se ascoltate la voce del Signore, convertitevi, non vogliate indurire i vostri cuori, perché il nostro Dio è un Dio misericordioso. Amen. Dicono, chissà che Dio non cambia, chissà che Dio non si impietosisca. Noi conosciamo il debole di Dio ed è quello che ci salva. Beato colui che conosce il debole di Dio, e il debole di Dio è la lacrima nostra, è il battito del nostro cuore che si pente, è la voce che grida pietà. Questo è il debole di Dio. Tocchiamo Dio nel debole, gridiamo pietà, ma con sincerità di cuore, perché Dio vede le profondità del cuore e sa se siamo sinceri o farsi. E adesso innestiamo la nostra preghiera. Guardate, nel pomeriggio abbiamo un grande raduno. Qui si canterà, i giovani inneggeranno al Signore, ma noi vogliamo batterci il petto e vogliamo pregare per tutti questa mattina, per tutta la popolazione. Qui nel nostro giornalino, nostro foglietto mensile, Amen, c'è un quadro di questo centro Gesù Liberatore. È un articoletto che potete leggere. Poi ci saranno dei brian che saranno distribuiti. Non so se sono già pronti con Cristo Liberatore. Ma vogliamo rifarci
a quanto è detto in questo scritto. Qui si viene per supplicare il Signore. Qual è il motivo di questo centro? Quello che ha suggerito il Signore. Questo è un centro di preghiera. È un centro di accoglienza di coloro che vengono per gridare al Signore, ma è un centro di espiazione per i peccati che si commettono nella nostra città, nella nostra Sicilia e un po' anche nel mondo. In questo luogo, scelto da Dio, vogliamo piangere i peccati di sangue, vogliamo piangere le vittime innocenti, vogliamo piangere il sangue degli innocenti, dei bambini, degli aborti, tutti fatti di sangue, proprio in questo luogo, voluto da Dio. In questo luogo vengono presentati al Signore perché abbi pietà di noi. E allora incominciamo la nostra grande preghiera. Qui è detto, qui ogni sabato si celebra solennemente la liturgia eucaristica e si prega per tutti. Si prega per i capi religiosi e civili della comunità regionale, provinciale e locale. Noi vogliamo pregare, voi dite, ascoltaci, Signore. Ti preghiamo per il nostro arcivescovo, perché abbia la grazia di guidare bene questo popolo. Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo per tutti gli operatori pastorali, i sacerdoti, tutti i suoi collaboratori, perché abbiano la forza di dire la verità e di bandire la menzogna. Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo per il titolare della nostra regione siciliana, perché apra gli occhi e persegue il bene comune. Per lui ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo per tutti gli assessori regionali, perché facciano il loro dovere. Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo per il nostro fratello Leo Luca, sindaco di questa città, perché sia consapevole del posto che occupa e procuri il vero bene dei cittadini. Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo per i suoi collaboratori, perché non perseguono il bene privato, ma il bene comune. Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo adesso per queste persone qui elencate. Ti preghiamo, cioè, per i magistrati. Ascoltaci, Signore. Per i giudici. Ascoltaci, Signore. Per gli amministratori della cosa pubblica. Ascoltaci, Signore. Per i responsabili della salute. Ascoltaci, tutto il mondo medico. Per i responsabili della scuola e dell'insegnamento. Ascoltaci, Signore. Per i responsabili della sicurezza pubblica. Ascoltaci, Signore. Per i professionisti di ogni ramo. Ascoltaci, Signore. Per i commercianti perché non rubino. Ascoltaci, Signore. Per gli operai perché si contentino delle loro paghe. Ascoltaci, Signore. Per i militari perché facciano il loro dovere. Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo per i poveri. Ascoltaci, Signore. Per gli orfani. Ascoltaci, per le vedove. Ascoltaci, per le persone sole. Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo per gli ammalati. Ascoltaci, Signore. Per i disperati. Ascoltaci, per i detenuti. Ascoltaci, per i carcerati che vengono vessati. Ascoltaci, perché dicono la verità. Ascoltaci, per gli indagati. Ascoltaci, Signore. Per i drogati. Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo, Signore, per tutti quelli i quali hanno bisogno del tuo aiuto spirituale e temporale. Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo per i nostri bambini. Ascoltaci, Signore. Per i nostri giovani. Ascoltaci, Signore. Per i nostri anziani. Ascoltaci, Signore. Per i padri e le madri di famiglia. Ascoltaci, Signore. Per gli sposi cristiani. Ascoltaci, Signore. Per i fidanzati cristiani. Ascoltaci, Signore.
Signore, ti preghiamo per tutti i cittadini. Ascoltaci, Signore. Per gli extracomunitari. Ascoltaci, Signore. Per i marocchini, per gli albanesi, per quelli che vengono dalle isole qui a servire, perché abbiano anch'essi la nostra commiserazione e il nostro amore. O Signore, ti preghiamo per tutti. Tu sei buono e misericordioso. Tu perdoni il peccato di tutti. Tu fai maturare i frutti della terra per i buoni e per i cattivi, e a tutti i tuoi figli dai il pane quotidiano e dai la grazia del perdono. Per tutte queste persone, per tutti questi individui, per tutte queste categorie, noi ti supplichiamo, o Signore. Ascoltaci, Signore, adesso volgiamo lo sguardo ai sofferenti che vengono in questo luogo. Tu hai detto: in questo luogo io darò la pace. Signore, tu hai dato la pace, o Gesù liberatore. Tu abbracci tutti noi. Ecco, le tue braccia sono aperte. Accogli i sofferenti dell'anima e del corpo. Di a tutti: ci sono io ancora nella vostra vita, non temete, io sono ancora qui, il vivente in mezzo a voi, io sono il vostro Dio sofferente. Ecco, allora noi presentiamo, Signore Gesù, tutti i sofferenti, perché ricevono il conforto della nostra parola, il buon consiglio,